visto che ci avete anche minacciato di denunciarci, di denunciarci alla procura, perché ho sentito anche il professor Setti che diceva l'altro giorno la magistratura dovrebbe indagare su questi medici che hanno prescritto a distanza dei farmaci per poter supportare cittadini abbandonati dai medici di famiglia, dalle USCA, dai territori e lasciati da soli a casa. Che ben venga, sono il primo, cara Procura della Repubblica, procuratore incaricato di un'eventuale indagine del genere, mi devi convocare subito, perché io non parlo solo di questo, io vi parlo di tutto quello che è stato l'emergenza. Allora poi l'indagine si allargherà e si allargherà a tutte le problematiche che ci sono state sui territori e vediamo se la problematica è prescrivere a distanza o non aver curato i pazienti. Attaccatemi, sono qui quando volete, non temo nulla, forse non è chiaro, ma neanche le bombe. Questa breve parentesi, perché chiaramente loro pensano, cioè, le persone pensano di dirmi: noi ti denunciamo alla procura. Dove state? Arriva, io sto aspettando a voi. A parte che il nostro lavoro è questo, abbiamo un gruppo di avvocati oramai che si è formato, che sta crescendo sempre di più, abbiamo tanti penalisti, siamo pronti ad affrontare queste battaglie, ma tanti vengono però denunciati da noi per come si comportano, per quello che scrivono, per i detrattori che chiaramente scrivono falsità sul nostro gruppo, su quello che chiaramente accade all'interno, riportano i post, tante persone che sono ovviamente in corso d'opera le denunce che verranno depositate. E invece che pensare alla sanità dobbiamo occuparci di coloro che vogliono parlare male di noi, e quindi ecco che gli avvocati sono anche impegnati in questo, oltre che per i cittadini che ovviamente devono essere difesi da tutto quello che sta accadendo. E questo perché succede? Succede perché stiamo dando fastidio. Che ben venga la procura, indaghiamo su perché si fanno queste cure domiciliari e perché invece molti non hanno curato i pazienti a casa. Indaghiamo anche qui in Regione Campania perché le USCA a settembre stavano al 30%, quindi il medico di medicina generale non deve andare a casa perché ovviamente ci sono ordinanze della protezione civile e DPCM iniziali che dicevano il medico di famiglia non deve andare a casa perché non c'è dispositivi di sicurezza. E perché il medico non c'aveva i dispositivi di sicurezza? E perché voi a febbraio non ve li siete procurati nel 2020? E perché avete pensato a Milano non si ferma, a Bergamo non si ferma, a Roma non si ferma e avete fatto contagiare tutti? Allora spiegatele le cose. Non avete procurato i dispositivi di sicurezza, quindi il medico di medicina generale non va a domicilio, con l'esclusione di tanti che si sono assunti la responsabilità, poverini alcuni ovviamente non ce l'hanno fatta, abbiamo contato diversi morti tra i medici di medicina generale, altri del nostro gruppo che sono andati lo stesso, anche specialisti ospedalieri che se era necessaria la visita andavano a domicilio, altri che ovviamente non ci sono andati perché hanno avuto paura, molti hanno avuto paura, era anche legittima la paura perché con la, diciamo, la campagna di comunicazione fatta dalla televisione pubblica si sono spaventati anche i medici e quindi sono stati i primi a spaventarsi, che ovviamente i medici di medicina generale che non erano abituati, cioè hanno avuto in mano un compito così importante, all'improvviso nella loro vita, loro che vengono considerati burocrati, all'improvviso hanno avuto il compito di gestire l'emergenza. Allora quelli che ovviamente avevano una preparazione diversa, anche un approccio diverso rispetto chiaramente al paziente, all'emergenza, alla conoscenza, hanno approfondito. Altri hanno fatto un passo indietro, altri hanno semplicemente continuato a fare i burocrati seguendo quelle che erano le linee guida. Quindi questo è stato tutto l'errore. Allora, hanno sostituito i medici con le USCA. Parliamo delle USCA, unità speciali di continuità assistenziale. Sono stati stanziati diversi milioni di euro in tutte le regioni, miliardi di euro in tutte le regioni, per poter dal 9 di marzo del 2020 istituire queste USCA dopo 10 giorni. In Campania a settembre eravamo al 30-40%, ma così come in tutte le altre regioni italiane, con l'esclusione di poche, quindi 10 medici per ogni unità ogni 50.000 abitanti, ci trovavamo un'unità ogni 100, 115.000, 120.000 abitanti e spesso medici giovani, laureandi, non 10 ma 3, 4, 5 che andavano solo a fare tamponi. Quindi spiegate
che se non visita il medico di medicina generale nei primi 3-4 giorni dall'insorgenza dei sintomi, non arriva l'USCA nei primi 3-4 giorni dall'insorgenza dei sintomi, perché ancora oggi arriva a fare il tampone dopo 3-4 giorni dall'inserimento in piattaforma e l'esito arriva dopo altri 2-3 giorni. Oggi, che siamo a 18 mesi dall'inizio dell'emergenza, prima arrivava dopo 20 giorni l'esito, quindi spiegatemi cosa doveva fare il medico volontario che gratuitamente voleva aiutare i cittadini. No, non si poteva fare la prescrizione a distanza. E che cos'è dire al cittadino, al paziente positivo, vigilante attesa? Non è una prescrizione, dire prendi il paracetamolo non è una prescrizione, perché non si poteva dire prescriviamo l'antinfiammatorio? Quindi ci sono una serie di cose che non tornano, qualcosa non torna rispetto a quello che ci vogliono dire. Perché ancora non approfondite? Perché non avete ascoltato quello che vi ha detto il comitato e tutti i medici per 18 mesi? Facciamo gli studi randomizzati in fase precoce. Che ci voleva ad organizzare con l'università, con il ministero, qualche ospedale che metteva a disposizione una struttura per fare uno studio randomizzato, che significa con il doppio cieco, con il placebo? Perché loro dicono che per evidenza scientifica ci vuole lo studio fatto con il placebo. Chiaramente nei primi 3-4 giorni dall'insorgenza dei sintomi noi non siamo in grado di fare uno studio del genere, ci vuole un istituto di ricerca. E perché loro non l'hanno fatto? Quello studio di Viale fatto, è iniziato a febbraio-marzo all'ospedale di Bologna, il dottor Viale iniziò uno studio randomizzato sull'idrossiclorochina. Io oggi mi chiedo, ma quello studio, ma che fine ha fatto? Per quale motivo non abbiamo una risposta su uno studio iniziato 15 mesi fa? E anche questo andremo a chiedere ovviamente al Ministero, allo stesso ospedale di Bologna, invierò una lettera nei prossimi giorni, perché mi hanno ovviamente un attimo ricordato questa circostanza. Perché se facevano uno studio randomizzato sugli antinfiammatori, ma non dico in prima ondata, avevano tutto lo spazio all'inizio della seconda, e oggi forse, anziché dare dopo 72 ore gli antinfiammatori, li avrebbero dati al primo sintomo. Ma al primo sintomo, in fase precoce, significa in italiano ai primi sintomi, non prima dei sintomi, come qualche giornalista che ovviamente ha della scarsa conoscenza della lingua italiana ha pensato che noi prescriviamo i farmaci prima dei sintomi. Cioè, senza sintomi noi prescriviamo 11 farmaci consecutivi, cioè, tutti insieme ad un paziente. Se qualche paziente del gruppo, tra le migliaia di persone supportate, ha ricevuto una prescrizione tale prima dei sintomi, si faccia avanti, perché sono il primo a dover essere denunciato. Quindi la storia dell'emergenza è grande, è lunga, non si può tutto ridurre alla prescrizione del farmaco fatta a distanza. Questa è l'unica cosa corretta che è stata fatta in emergenza, perché in emergenza se salvi una vita è tutto giustificato, ma scherziamo! Allora, indaghiamo su chi ha fatto prescrizione a distanza, ma indaghiamo pure su chi ha sconsigliato le adoppesie a febbraio. Indaghiamo su chi ha sconsigliato la doppesia e quando i pazienti andavano in terapia intensiva prendevano l'ossigeno senza ovviamente che lo stesso entrasse, perché c'erano le tubembolie. Indaghiamo su questo, facciamola ampia questa indagine, io sono pronto, accusate me per primo,